Il convento dell'accoglienza dei profughi ucraini in fiamme, rogo al secondo piano dell'edificio in pieno centro cittadino, contiguo alla chiesa di San Francesco e dalla casa comunale immediata l'evacuazione, per fortuna nessun ferito. All'origine del violento incendio una disattenzione, un asciugacapelli lasciato acceso sul letto. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella zona del convento francescano che da oltre un mese ospita persone scappate dalla guerra. Sono 8 adulti e 20 bambini, alcuni con delle disabilità, arrivati da una struttura speciale di accoglienza che nelle mappe era segnato come obiettivo sensibile, dunque a rischio bombardamento. Scappati di notte con un'educatrice attraverso i corridoi umanitari e verso le aree di confine in zone sicure. E ieri di nuovo la paura che è nata in quelle camere che li ha accolti appena arrivati in Italia, stanze messe a disposizione dalla rete di solidarietà ed in prima linea Don Roberto Farrugio. Quando il primo focolaio si è sviluppato, alcuni ospiti hanno cercato di porvi rimedio, ma inutilmente. In pochi minuti, infatti, le lingue di fuoco hanno avvolto una camera dopo l'altra. Immediato l'allarme lanciato dagli ospiti del convento che sono scappati dalla scalinata principale raggiungendo piazza 4 novembre. In lacrime i bambini terrorizzati dalle fiamme e dalle colonne di fumo nero dalle finestre del palazzo, tanta la paura anche dal comune e i dipendenti comunali in quel momento al lavoro. Sul posto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Sarrasti, i vigili urbani, la polizia di Stato e i carabinieri. Ci sono volute diverse ore per cercare di domare le fiamme, sono due le camere danneggiate e la struttura ora necessita di ulteriori verifiche che sono state effettuate già nella mattinata di oggi. Nella serata di ieri si è cercato un'ulteriore sistemazione per i profughi ucraini, alcuni trasferiti a Nocera Superiore, altri nella palestra della scuola Mendola allestita per l'accoglienza con brandine arrivate dalla protezione civile della regione Campania. Un istituto per bambini con problemi abbastanza seri, che chissà perché era stato individuato come obiettivo sensibile. Quindi sono stati fatti evacuare, accompagnati dai genitori sono arrivati, oggi ce ne stanno 28. 7-8 mamme e il restante tutti i bambini. E la loro situazione era poco felice e non bella, e qua stavano iniziando ad avere un po' di vita, anche perché il centro si trova proprio all'interno del contesto. Era bello vedere i bambini con le biciclette che scorazzavano, sempre pronti a darti il bacino, a ringraziarti per qualsiasi cosa. Spero che possa risolversi nel più breve tempo possibile questa situazione. Ahimè, guardando alle spalle quello che è successo, sarà complicato poter continuare ad ospitare, ma la provvidenza divina è infinita e siamo convinti che stasera qualcuno ci darà la soluzione.